Ecco, lei ha sviluppato la storia dei GIS attraverso un suo testo, Gruppo di Intervento Speciale, La Vera Storia. La sua carriera militare nasce già da ragazzo, ha iniziato a frequentare la Nunziatella per poi approdare all'Accademia Militare, alla Scuola Allievi Ufficiali di Roma e primo incarico il Battaglione Tuscania. Ma si è prima paracadutisti e poi carabinieri o prima carabinieri e poi paracadutisti? Ma alla fine, a distanza di tanti anni, perché è un'avventura che è iniziata nel 1980, alla fine si è tutte e due le cose insieme, perché si entra a far parte di un reparto che è di paracadutisti, ma che è fatto comunque da carabinieri. Quindi registri mentali, valori, tradizione, comunque si portano dietro. E io posso. Ecco, per spiegare cosa succede posso citare una mia risposta a un capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando ero comandante del battaglione a Valona in Albania. Lui, al termine della mia prolusione, fece una presentazione, un briefing per spiegare cosa stessimo facendo. Mi disse: "Ma lei si sente un carabiniere o un ufficiale dell'Esercito?" Quindi un paracadutista. E io dissi: "Io sono un ufficiale dell'esercito, sono un carabiniere, sono paracadutista, sono tutte e tre le cose insieme. Non posso perdere nessuna delle tre caratteristiche." Allora l'arma dei carabinieri era parte integrante dell'esercito. Quindi non si può dire se uno è prima carabiniere o prima paracadutista. Diciamo che a noi lì facevano fare il paracadutista con la consapevolezza di essere carabinieri e il carabiniere con quello spirito forse un po' a volte guascone o forse anche quel modo di fare sbrigativo, concreto che è tipico delle unità paracadutistiche.